un certo signor Marchionne ha accusato la FIOM di fare politica. Una certa signora Marcegaglia si lamenta che la FIOM fa politica. Un certo cavalier Berlusconi ha sempre trattato la FIOM come il demonio perché fa politica, chiedendo esorcismi ai Sacconi, i Brunetta e altri chierichetti del suo regime. Buon ultimo è arrivato l'onorevole Bersani, che ha vietato ai dirigenti del PD di partecipare a questa manifestazione perché la FIOM fa politica, anzi una brutta politica, visto che da questo palco ha parlato anche un dirigente del PD della Val di Susa, ex sindaco e più che mai notav. Vorrei dirlo sommessamente, con i toni sobri che sono di prammatica da quando abbiamo un nuovo governo. Questi signori, ogni volta che si stracciano le vesti perché la FIOM fa politica, hanno la faccia come il culo. Non fa forse politica Marchionne quando col sostegno di qualsiasi governo e dei media asserviti impone che nelle fabbriche la Costituzione diventi carta straccia? Non fa politica la Confindustria un giorno sì e l'altro pure, che dai governi pretende sempre favori per i padroni con i nostri, con i vostri soldi e sacrifici per gli operai? Non fanno politica i grandi banchieri al punto che uno di loro è ormai il ministro più potente del governo tecnico? E il partito di Bersani non ha candidato nelle sue liste i Calearo e i Colannino, bella roba sia detta in passato, ritenendo normale che gli imprenditori facciano politica? E per qual motivo allora? Per quale discriminazione, per quale ontologica indegnità non dovrebbero far politica i metalmeccanici e i loro dirigenti? Per un unico motivo forse, che la loro politica, cioè la vostra, è una buona politica, che la politica della FIOM è una bella politica, la politica dei lavoratori per i lavoratori, dei cittadini per i cittadini. Lontana mille miglia, anzi opposta e alternativa alla politica delle cricche e delle ruberie, delle nomenclature e delle corruzioni che fanno costare agli italiani ogni chilometro di opera pubblica 5 volte di più che ai francesi o ai tedeschi o agli spagnoli. Giuliano Ferrara, un altro che considera la FIOM una iattura, anni fa, discutendo di Mani Pulite con Pier Camillo Davigo, ha spiegato che il politico esemplare deve essere ricattabile. Proprio così, ha detto ricattabile. È stato prontamente accontentato. Nella presidenza della regione Lombardia, 4 politici su 5 hanno guai con la giustizia. Esiste un quartiere malfamato, il più malfamato che si possa immaginare, in cui l'80% della popolazione abbia guai con la giustizia? Nemmeno nei peggiori quartieri della Chicago di Al Capone. Ma nel Pirellone di Formigoni, santuomo di comunione e liberazione, sì, c'è da stupirsi se poi qualche satirico parla di comunione e fatturazione. La verità è che politici o tecnici che siano vogliono impedirvi di fare politica
per tenersela in monopolio, per farla fare solo ai banchieri che strangono il credito, agli imprenditori che licenziano, ai parassiti che evadono e ai padroni delle tessere che inciuciano. Vogliono che la politica rimanga cosa loro e la sovranità del cittadino, cioè di ciascuno di voi, che pure è solennemente ricamata in ogni Costituzione, sia solo una beffa. Vogliono che a fare il Premier sia sempre uno di loro, mai uno dei vostri, mai un sindacalista. Voi, col vostro sciopero, avete detto no a questa pretesa indecente e antidemocratica. Se un banchiere può essere Premier, a maggior ragione può esserlo un sindacalista, visto che l'Italia è, articolo primo, una repubblica democratica fondata sul lavoro. La politica moderna è nata in Europa col suono di tre parole: libertà, eguaglianza, fratellanza. Voi, col vostro sciopero e le vostre lotte, state semplicemente riproponendo i valori più autentici della vera politica. Voi volete che queste tre parole, così insopportabili per i gerarchi dell'establishment, tornino a rappresentare il futuro, non la nostalgia del passato. L'Italia intera, oggi l'Italia democratica intera, vi deve ringraziare. Voi siete la speranza perché siete la lotta.